Ciao a tutti, bentornati. Bentornati sul nostro canale. Il brano di oggi è Ho imparato a sognare dei Negrita. E prima di partire con la spiegazione, come al solito, mettete un bel like al video, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella. Nella descrizione qui sotto trovate il link per scaricare la parte in PDF e l'MP3 della base. Allora, entriamo nella spiegazione. C'è una prima cosa da dire. Lo spartito è in Mi maggiore e suoniamo sulla chitarra in Mi maggiore. Abbiamo preparato la base in Mi. Il brano originale però è in Mi bemolle, cioè è un semitono sotto, ma chitarristicamente il brano viene eseguito come lo vedete suonare da me. Se volete suonare invece col disco, io sono anziano, dico ancora disco, con l'audio originale dei Negrita, dovete semplicemente scordare la chitarra un semitono, quindi Mi, La, Re, Sol, Si, Mi, Mi bemolle, La bemolle, voi scordate un semitono, vi mettete a suonare questa parte che noi vediamo e siete sulla strada buona per suonare come loro. Dunque, vediamo il pezzo. Il pezzo inizia con un E sus, cioè un Mi con la quarta sospesa. Prendiamo un Mi maggiore e aggiungiamo il mignolo qua sopra sulla corda Sol al secondo tasto. Una volta fatto questo abbiamo praticamente finito la canzone, nel senso che il grande chitarrista che ha inventato sta roba è stato un bel artigiano, è stato molto bravo. Okay. Secondo accordo è Mi settima sus col basso di Fa diesis, praticamente è lo stesso accordo ma con questo dito che viene qua. Okay. Poi c'è il La, sempre lo stesso accordo senza il dito. Quindi gli accordi sono Mi, quarta, sposto un dito e faccio il Si settima sus col Fa diesis di basso, poi faccio il La sus seconda e poi riparto. Poi c'è battuta numero 5. Al centro della seconda riga il Fa diesis minore settima ad quarta, ma guess what, indovinate un po', è uguale a questo. Okay? Potrei costruirlo anche in un altro modo, potrei costruirlo però questo è quello giusto, suonato così. Okay? E poi basta, perché la canzone è tutta così. C'è un punto dove ci sono un paio di punti, ad esempio battuta numero 11, dove abbiamo il La sus 2, il Fa diesis e il Si, che non ha il Fa diesis di basso, cioè proprio. Sembra strano, ma abbiamo due accordi, il Mi sus quarta e il Si settima sus, che hanno la stessa forma. Allora, in generale c'è una vecchia battuta che gira tra i musicisti che dice che finché non è il bassista non decide che nota suonare, non si sa che accordo si sta suonando. Ed è così, perché se io metto il Mi di basso, questo accordo diventa Mi sus quarta. Se metto il Si di basso, questo accordo diventa Si settima quarta sospesa. Cioè, settima quarta, insomma. Si dice sospesa non perché si è comportata male a scuola, ma perché non c'è la terza, quindi il giudizio è sospeso, l'accordo non si sa se è maggiore o minore, non c'è la terza, quindi non è, si sa se è questo, si settima, è questo, e quindi è suspended for, è appesa lì la quarta al posto della terza. La spiegazione è finita, andiamo a eseguire il brano, ciao, alla prossima! 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3.